Allora, Gianluca, un esordio da titolare e nonostante forse un paio di allenamenti non di più perché sei arrivato giovedì sera probabilmente, e subito hai dimostrato certa anche maturità, una disciplina dal tuo posto, spingerti quando serviva, e è sembrato naturale il tuo inserimento. Sì, sono arrivato da poco, ero arrivato da poco, è arrivato giovedì e niente, il mister mi ha detto un po' come la pensa lui, come vuole che lavora il reparto difensivo e ho cercato di concentrarmi tanto su quello che mi aveva detto lui e quindi di fare le cose che mi aveva detto. Per fortuna è andata bene, mi sono trovato bene con tutta la squadra, quindi mi ha dato una mano anche i miei compagni di squadra e le devo ringraziare di tutto, però ancora è lunga e quindi andiamo avanti giorno dopo giorno. Sì, l'ho fatto, però non è il mio ruolo naturale, è stato più per necessità. Il mio ruolo naturale è quello di Domenica, terzino sinistro. Questo è un segnale importante che lanci, nel senso che non ti adatteresti, cioè lo faresti perché per causa di servizio, però vai incontro ad una concorrenza con Dobbins, no? Sai, nel calcio non è che ci sono solo 11 giocatori nella rosa, ce ne sono tanti e quindi c'è da giocarsi il posto sempre con tutti e credo che sia anche bello giocarsi il posto con un'altra persona perché si confronta, si dà il massimo e poi il mister deciderà chi far giocare. E sono tranquilli di questa cosa, l'importante è far bene, allenarsi al 100%, poi le scelte che farà il mister andranno bene sicuramente. Sì, è quello che preferisco, andare a spingere tanto, però non è che ero bloccato, ma mi ero adeguato un po' a quello che diceva il mister, visto che lo giocavano a tre davanti, se ripartivano ci potevano far male, quindi visto che avevano gente molto rapida, molto brava sull'uno contro uno, quindi ho preferito prima prenderle e poi andare, quindi, perché non prendendo la palla loro facevano male, e quindi ho preferito star lì, poi se c'era l'occasione andavo, però ho fatto questo, diciamo. Vabbè, di certo non la scopro io, la squadra del Lecce è una squadra con giocatori fortissimi, di categoria superiore, con gente molto, al di là del calciatore, è un gruppo importante, un gruppo fatto di brave persone. E poi diciamo, lo dice anche la classifica come ha messo il Lecce, cosa può dare, perché siamo lì, quindi ci giocheremo fino alla fine. Non credo che siano sedute, assolutamente. Soltanto che capita di non far risultato perché giustamente giochi contro altri avversari, quindi non è scontata la vittoria sempre tutte le partite. Credo che hanno fatto il massimo. Io l'ho seguito, però diciamo non tantissimo perché giustamente ero in un'altra società. Però credo che hanno fatto il massimo e faremo il massimo visto che adesso sono qua fino alla fine, senza tirarsi indietro per nulla. Palermo lo consideri un tram passato e perso nel momento più importante? Ma non credo che sia un tram passato, poi il gemellaggio tra Palermo e Lecce è una cosa che mi fa onore star qua, quindi questo però non credo che sia un tram passato perché il Palermo ha fatto le sue scelte e quindi niente, abbiamo trovato un'altra sistemazione, ma continuerò a tifare Palermo come tifo. Io sono un Palermo, sì. No, io abito a Bagheria, sono nato a Palermo ma abitavo a Bagheria, adesso abito a Reggio Emilia da parecchi anni. Sì, con la famiglia,
che si sono trasferiti da tanto tempo e poi giustamente sono andato anch'io. Come ho ripetuto prima, non voglio essere ripetitivo, ma non è che mi aspetto nessuno la conferma del posto, assolutamente. Si vede in settimana e c'è da concentrarsi e far bene giorno dopo giorno senza pensare solo alla regina e poi a quella successiva, che deve essere per noi una battaglia ogni domenica, perché noi siamo in Lecce e quindi dobbiamo andare al massimo e fare il massimo dei punti che ci sono in palio. Luca, senza fare un torto a nessuno, se solo qualche, forse un anno fa, se mi si fa di avessero detto che avessi giocato con uno Scardelli e Milton insieme, probabilmente non ci avresti nemmeno creduto. Sinceramente non credevo di venire a Lecce, perché diciamo era uscita tutta, si è fatta tutto in pochi giorni. Quando mi hanno chiamato io ho detto fammi le valigie, vengo subito, nel senso, non credo solo io ma credo tutti i giocatori, come fai a dir no a Lecce? Ma a prescindere, credo che sia una piazza importantissima, è questo. In particolare di trovarti a fianco a Nicoli, che sì, io l'ho conosciuto Fabrizio anche prima quando era a Palermo, perché mi avevano aggregato alla prima squadra e quindi l'ho conosciuto. Infatti ogni volta che lo vedevo, giustamente anche da tifoso, gli chiedevo sempre la maglia, quindi. Però adesso ho la fortuna anche di giocare. No, ma è andata quasi sempre che ho giocato contro tre volte, ma è andata sempre. E adesso ho la fortuna di giocare con lui. E questa è una cosa bella per me, perché sinceramente prima lo vedevo in TV, adesso avercelo di fianco come lui, come Moscardelli, come altri che ci sono, fa sempre un po' di impressione. Quindi, quella è una resta come quella di chi? Tu che ne intendi? No, come la mia. Senti, con Herrera come è andata la prima? Vi siete trovati bene, no? Sì, mi sono trovato benissimo. Era la prima volta che giocavamo insieme, io ci ho giocato soltanto una volta contro, quindi non lo conoscevo benissimo, come le sue qualità, le sue doti, cosa faceva meglio, cosa faceva peggio, però mi sono trovato davvero bene, c'è stata buona intesa e spero continuerà a esserci. Scusate. Tu sei nato sempre esterno, sei stato sempre un esterno basso? Beh, da piccolino facevo esterno alto, poi quando ero alla Reggiana mi hanno messo esterno basso e da lì sono rimasto là e faccio questo.